Dopo il successo clamoroso della 3008, Peugeot ci riprova con la 5008, completamente ridisegnata, perché se prima era una monovolume, un pochettino anonima, questa volta hanno cambiato completamente genere, hanno fatto una crossover veramente accattivante. Il muso, come vedete, è quello della 3008, la bestseller oramai che ha fatto il completo per quanto riguarda gli ordini. Invece la parte posteriore è stata completamente ridisegnata per ospitare i 7 posti. La vedremo nella nostra prova su strada. Se prima era una monovolume, adesso è una SUV a 7 posti, poiché Peugeot non ha voluto correre rischi e allo stesso tempo risparmiare, in quanto la precedente versione della 5008 ha sofferto della crisi di mercato delle monovolume. Nonostante tutto, fosse un ottimo prodotto, con costi di produzione e progettazione notevoli rispetto alla prima 3008. Dunque, visto lo strepitoso successo del modello attuale, perché avventurarsi in progetti poco attraenti per gli automobilisti? Basta rendere la 3008 attuale una 7 posti, ed il gioco è fatto. E dal momento la scommessa sembra premiare, infatti la nuova 5008 piace molto. La 3008 l'ho provata in anteprima circa un anno fa, ed ancora oggi resta una delle migliori vetture che abbia testato. Ed il record di visualizzazioni stanno a testimoniare che l'auto interessa molto. Dunque, eccomi a bordo della nuova 5008, questa volta con il motore Blue HD da 120 cavalli e 1560 cm³ e cambio manuale a 6 rapporti. Non nascondo che all'inizio ero un po' perplesso, in quanto ritenevo il 120 cavalli un motore un po' piccolo per spingere questa 5008, che è pur sempre un'auto da 464 cm di lunghezza, 19 in più rispetto alla 3008, 184 di larghezza e 165 di altezza, ma soprattutto del peso di poco superiore ai 1300 kg. Ma evidentemente mi sbagliavo, poiché nonostante tutto è agile e si muove con un certo brio. Infatti la coppia è di 300 Nm e le prestazioni non sono niente male. 188 km all'ora, 11,4 secondi per passare da 0 a 100, con consumi e costi di gestione eccellenti. Infatti per percorrere 100 km in un tratto urbano servono 4,5 litri di gasolio, 3,9 nell'extraurbano e 4,2 nel misto. Non male davvero. Dunque spaziosa, economica, anche nel prezzo, che è di 32.500 euro per la versione che sto provando, ovvero la LUR. Peccato manchino alcuni dettagli che ritengo importanti per una vettura di questa categoria, come il full LED e il keyless, che sono sempre disponibili a richiesta. Ma la gamma 5008 è ampia. E come sempre vi invito a cliccare configura sul nostro sito www.shortcar.news per conoscere nel dettaglio tutti i motori ed allestimenti disponibili. Un altro aspetto che mi ha tratto in inganno è la lunghezza. Infatti pensavo che il passo di 16 cm in più rispetto alla 3008 rendesse la vettura un poco meno agile in curva. Ma anche qui nessun problema. Anzi, le sospensioni leggermente rigide ma al contempo confortevoli e le coperture da 18 pollici con gomme 225-55 M+S fanno molto bene il loro dovere, anche grazie all'ottimo sterzo dotato di servo elettrico, molto diretto e preciso. Ma guardando la linea, qualche piccolo sacrificio stilistico c'è, soprattutto nella zona posteriore allungata, che perde quel piglio sportivo della 3008 per un volume più massiccio e squadrato, al quale bisogna fare un po' l'occhio, soprattutto per quella sensazione di sporgenza che mi lascia un po' perplesso. Ma il compromesso tra design e capacità sia di carico che abitabilità, tutto sommato c'è. Infatti, aprendo il baule con il meccanismo automatico, ci si trova davanti a un vano davvero capiente, che parte dai 780 litri fino a toccare i 1940 litri abbattendo i sedili, oltre ad un'ampia apertura regolare e la soglia molto bassa, ed un piano livellato, ottimo per caricare coli pesanti. Davanti non cambia molto rispetto alla 3008, ma il nostro allestimento con fari alogeni e luci diurne a LED ha i proiettori con forma leggermente diversa. Anche la calandra ha un disegno modificato, infatti niente fauci del leone, ma barre cromate. Il tetto resta in contrasto con il resto della carrozzeria, nel nostro caso con un grande tetto apribile panoramico, e un grande profilo cromato che disegna l'andamento della finestratura. Mentre dietro cambia tutto, nuovi fari a LED e, come ho detto prima, baule verticale e massiccio. Per il resto tutto resta in stile SUV, dalle protezioni in materiale antiurto dei passaruota e di tutto il brancardo, con l'ormai nota lama cromata, oltre alla parte inferiore degli scudi con tanto di scivolo di protezione. Anche qui troviamo i finti scarichi, che però sono neri e non cromati come nelle versioni GT e GT Line. Il posto guida è ottimo, con i comodi sedili in misto pelle e stoffa, dotati di numerose regolazioni, compresa quella lombare e in altezza, ed un disegno sportivo e contenitivo.
Le finiture sono realizzate con cura e con materiali di ottima qualità, a partire dalle plastiche morbide al tatto e fascia in stoffa. Meno belle alcune plastiche rigide che si trovano in punti meno esposti. Della plancia abbiamo già parlato a lungo durante la prova della 3008, infatti al momento resta una delle più intriganti ed affascinanti, con il volante piccolo, regolabile in altezza e in profondità, al quale ci si abitua subito. Le LED display con numerose personalizzazioni, la tastiera in stile pianoforte annegata in una barra in alluminio che si stende in tutta la plancia. Il tunnel centrale alto con il bracciolo apribile in due pezzi nasconde un pozzetto climatizzato enorme ed il freno di stazionamento automatico offre una sensazione di trovarsi a bordo di una vettura di categoria superiore. Ma anche in tema infotainment la 5008 resta al top, con il 3D Navigation di Peugeot, con assistente SOS online e touchscreen capacitivo da 8 pollici, oltre al mirror screen con condivisione di app. Il comfort è garantito da vetri di isolamento acustico e un'infinità di dispositivi forniti di serie, dai fari automatici ai tergicristalli, oltre agli specchi fotocromatici e molto altro ancora. Passando dietro, troviamo innanzitutto i cristalli oscurati con tendine nelle portiere posteriori, tavolini in stile aeronautico e comode bocchette per l'aria, e due utili prese USB oltre alla tradizionale presa a 12 volt. Non mancano le tasche a rete e due comode botole sotto il pavimento. In questo caso troviamo tre poltrone singole che possono essere spostate a piacimento, sia in maniera scorrevole che reclinabile. Chiaramente l'abitabilità è da record e anche tre persone adulte trovano facilmente il giusto spazio. Ma la vera novità è la terza fila di sedili scomparsa, che sono azionabili manualmente e realizzati con la stessa cura e finitura di tutto l'abitacolo. Purtroppo sono capienti solo per due persone di piccola taglia, ma tutto sommato abbastanza comode. Anche qui esistono numerose combinazioni per sfruttare al massimo il vano, anche se l'accesso non è molto ampio. Chiaramente non mancano i sensori di parcheggio e la telecamera, utilissima visto la lunghezza dell'auto e la scarsa visibilità posteriore, ma si può avere anche l'assistente di parcheggio opzionale. La sicurezza è garantita da una serie di dispositivi quali la frenata automatica, il cruise control adattivo e numerosi altri sistemi ottenibili a richiesta. Insomma, una vettura completa e molto utile per la famiglia che grazie alla Advanced Grip Control si può cimentare anche in fuoristrada. Infatti i settaggi disponibili offrono la possibilità di ottenere ben 5 regolazioni che agiscono sulla gestione elettronica della trazione per affrontare in sicurezza sterrato, sabbia, neve o altre difficoltà che si possono incontrare.